Speciale radioattiva. Benvenuti ascoltatrici e ascoltatori a un nuovo episodio del nostro speciale radioattiva, dedicato a un tema quest'oggi di fondamentale importanza, l'acqua. Un bene prezioso per tutti noi, ma che risulta ancora più prezioso agli occhi di chi non vi ha accesso. Il 20% della popolazione mondiale infatti usa da sola l'80% delle risorse idriche. Ma prima di entrare nel vivo del tema di oggi, do un caloroso benvenuto al nostro ospite, Piero Badaloni. Grazie a voi e a chi ci ascolta. Allora, riassumo la tua biografia professionale per quei pochi che non dovessero conoscerti. 40 anni di giornalismo attivo su temi di attualità. Hai sempre alternato questo impegno alla creazione e alla conduzione di programmi sperimentali di infotainment, da Droga che fare a Italia Sera, o per citarne altri ancora più noti, forse Piacere Rai 1 e 1 Mattina, che è tuttora in piedi con la stessa formula ideata 30 anni fa insieme a un collega. Tra i momenti topici per il nostro paese che hai trattato nei tuoi servizi giornalistici, cito la tragedia di Ustica, il terremoto in Irpinia, l'attentato a Papa Giovanni Paolo II, il sequestro Moro. E per questo servizio, per il servizio sul terremoto nell'80, tra l'altro, ti è stato anche conferito il premio cronista dell'anno. Hai scritto una decina di libri, di cui cito giusto un paio: Europa al bivio, le origini e le tappe di un cammino, e Infanzia negata, l'altra faccia dell'America Latina. E non ti sei fatto neanche mancare una parentesi politica con l'esperienza da presidente della regione Lazio dal 95 al 2000, e poi sei tornato in Rai come corrispondente dalle sedi di Parigi, Bruxelles, Berlino, direttore di Rai International fino al 2009, terminata l'esperienza in Rai con la corrispondenza da Madrid, da allora ti dedichi alla tua prima passione, che è quella dei documentari. E guarda, per non metterti ulteriormente in imbarazzo, vado dritta all'ultimo, che è quello che presentiamo oggi, il tuo ultimo lavoro, La Grande Sete, prodotto da Land Comunicazioni, che andrà in onda in seconda serata oggi su Rai 3. L'occasione è la Giornata Mondiale dell'Acqua, che ricorre domani, 22 marzo. Come mai hai pensato di dedicare un documentario al tema dei cambiamenti climatici e dell'acqua in particolare? Beh, perché è importante che cresca una sensibilità da parte, diciamo, dell'opinione pubblica, di quella che chiamiamo l'opinione pubblica, ma io dico anche una sensibilità da parte delle istituzioni, no? Nei confronti di un problema che non va assolutamente sottovalutato, ma soprattutto non ne vanno sottovalutate le conseguenze. Si parla di surriscaldamento, della necessità di ridurre questo surriscaldamento del clima, però poi sono in pochi che sanno mettere insieme le conseguenze di questo surriscaldamento con il problema, per esempio, della siccità nei paesi più poveri. Esatto. Quello il punto da chiarire ed è il punto su cui il documentario mette la sua attenzione. Infatti adesso ci vado proprio a chiederti nel dettaglio, perché allora, diciamo che negli ultimi anni, grazie forse anche alla sensibilizzazione portata avanti da Greta Thunberg, tra gli altri, con i suoi scioperi scolastici, l'attenzione verso i temi ambientali è aumentata rispetto al passato. Ma per quanto possiamo essere consapevoli... Soprattutto tra i giovani, che è importante. Per quanto possiamo essere consapevoli però del fatto che il clima è un ecosistema complesso e interconnesso, questo collegamento con cui si apre il documentario non viene subito immediato a tutti. Cioè, ci riesci a spiegare come si collegano lo scioglimento dei ghiacci e l'avanzamento del deserto? Infatti, quello che ha colpito anche me... Perché sì, è vero, noi sappiamo che il surriscaldamento fa sciogliere gli ghiacciai del nord e soprattutto quelli del polo nord, però nessuno sa che poi quando si scioglie l'acqua dolce dei ghiacciai scende nel nord Atlantico e si scontra con la corrente che porta calore che arriva dall'equatore. Tutto questo porta come conseguenza allo sconvolgimento del cosiddetto monsone africano. Ecco, io non sono un esperto, cerco di spiegare con parole semplici, ma questo sconvolgimento del monsone africano ha come ultima conseguenza l'aumento della siccità nella fascia soprattutto del Sahel, dell'Africa subsahariana, che è quella dei paesi più poveri dell'Africa. Ecco, a questo proposito, stando a quanto dichiarato dall'ONU, entro il 2050 saremo 5 miliardi e mezzo di persone con carenza d'acqua, quindi questo problema non riguarderà più soltanto i paesi africani, ma
Cosa si sta facendo e che cosa si dovrebbe ancora fare per evitare questo scenario? Certo, tu hai citato un dato che è imbarazzante, direi che il 20% dell'acqua dolce viene succhiata dall'80% della popolazione, anzi è il contrario, voglio dire, l'80% dell'acqua se la prendono soltanto il Sì. 20% di coloro che vivono su questo pianeta. Bisogna questa distinzione, questa differenza, questa è una disuguaglianza che va assolutamente curata. E altrimenti i risultati sono quelli che tu hai accennato, cioè che si arriverà nel 2050 a 5 miliardi e mezzo di persone che avranno poca acqua a disposizione. Le conseguenze poi di questo, in un rapporto dell'ONU sono agghiaccianti. Allora, bisogna muoversi per evitare che succeda questo. E l'ONU ha lanciato una idea, un progetto che è stato chiamato Agenda 2030. Allora, sull'agenda ci torniamo. Volevo chiederti dell'Europa invece, che cosa sta facendo per tutelare fiumi e laghi? Perché nel 2000 c'era stata già questa direttiva quadro della Comunità Europea che individuava nel 2015 l'anno in cui tutti i paesi membri dell'Unione avrebbero potuto e dovuto raggiungere uno stato ecologico buono dei corpi idrici. Poi invece questa data è stata posticipata al 2027. Quindi che cosa si sta facendo? E perché si spostano sempre più in là questi termini? È una notazione giusta quella che fai, perché è imbarazzante che sia stato preso un impegno da parte di tutti e 27 i paesi dell'Unione Europea, no? Di cercare di mantenere o di recuperare uno stato di qualità, no? Dell'acqua dolce dei fiumi e dei laghi entro una certa data, ma poi questo impegno non è stato di fatto rispettato, diciamo la verità. Tant'è vero che la conclusione di questo progetto è stata spostata, come hai detto, al 2027. Ma va messo in risalto una cosa, però, e cioè che in realtà l'acqua che noi beviamo è acqua dolce, ma l'acqua dolce è soltanto il 3% di tutta l'acqua che gira nel pianeta. E il resto è tutta acqua salata, sono i fiumi, sono i laghi, pardon, sono i mari, sono gli oceani, mentre i fiumi e i laghi, che dovrebbero essere tutelati proprio perché sono soltanto il 3%, e da quel 3% noi traiamo l'acqua che poi beviamo, anche considerando tutte le falde sotterranee, le sorgenti. E quindi ecco perché è importante rispettare quella direttiva quadro, ecco perché è importante sperare che almeno entro il 2027 tutti i paesi dell'Unione Europea arrivino a rispettare quell'impegno che hanno preso e firmato. Infatti, al momento solo il 39% di laghi e fiumi europei ha raggiunto questo stato definito buono. Però c'è anche, per esempio, l'obiettivo dell'Agenzia Europea per l'Ambiente di liberare il flusso di 25.000 km di fiumi entro il 2030. Quindi ogni tanto. No, infatti, ecco, per esempio di questo si parla poco, è importante sottolineare l'importanza di questo aspetto, perché ci sono 1.200.000 barriere che praticamente scombinano il corso naturale dei fiumi, e questo ha delle conseguenze veramente inquietanti, soprattutto non solo sul piano dell'ecosistema dei fiumi, perché poi l'ecosistema è importante anche ai fini del cambiamento climatico, rimbalziamo sempre lì poi alla fine, ma soprattutto questo stravolgere il corso naturale dei fiumi inaridisce questi fiumi e non consente appunto, di mantenere vivi queste vene, che sono le vene, come dicevo all'inizio, più importanti per mantenere l'acqua dolce a nostra disposizione, ma anche a disposizione dei paesi più poveri, che sono quelli che poi soffrono di più, no, della carenza d'acqua. E questo che si intende con stress idrico, che è un altro concetto che ritorna nel documentario? Ma diciamo che innanzitutto bisognerà ridurre, anche qui c'è un impegno entro il 2030 di ridurre queste barriere artificiali e quindi fare in modo che almeno vengano tolte le barriere inutili, quelle più dannose, quelle che non servono più.
E dall'altra parte c'è la questione che, appunto, se non si fa tutto questo lavoro si rischia lo stress idrico. Ma che cos'è lo stress idrico? Forse va spiegato. Io cerco di spiegare nel documentario certi concetti che altrimenti rischiano di restare soltanto per gli addetti ai lavori. E invece il nostro compito, io penso, il compito dei giornalisti, soprattutto quelli radiofonici, quelli televisivi, è di dare degli elementi per capire. Se non si capisce, non si ha un'idea dell'importanza di quello di cui stiamo parlando. E quindi si sottovaluta, e poi alla fine vuol dire che, ma dice, sono argomenti noiosi, invece no, sono argomenti importanti. E lo Importante, sì. stress idrico, tra l'altro, lo rischia anche l'Italia, nel 2040, se continuiamo a consumare così tanta acqua potabile, tanta acqua dolce. È semplicemente la differenza fra quello che c'è a disposizione di acqua e quello che invece noi consumiamo. Perché anche qui, un'altra delle convinzioni degli italiani, ma non solo degli italiani, di tutto il mondo occidentale, è che tanto l'acqua sta lì, no? Continuerà ad essere sempre lì, e invece non è vero per niente. L'acqua diminuisce anche per conseguenza dello scioglimento dei ghiacciai. Torniamo sempre lì. E lo scioglimento dei ghiacciai è causato dal surriscaldamento. Il surriscaldamento è causato, cioè è tutta una catena micidiale rispetto alla quale dobbiamo assolutamente tutti insieme essere consapevoli che va ridotto piano piano, per carità, ma va ridotto tutto ciò che inquina l'atmosfera e quindi che provoca il surriscaldamento del pianeta. Ecco, tra le situazioni critiche in Italia, a un certo punto nel documentario si cita quella del fiume Sacco. Certo, perché poi c'è anche il problema dell'inquinamento. Come dicevo prima, noi consumiamo tanta acqua, anzi, gli italiani sono quelli che in Europa ne consumano di più. Anche questo è un aspetto che mi aveva, non mi aspettavo, e invece ho pensato che fosse importante metterlo in rilievo. Certo, ne consumiamo di più perché ne abbiamo di più a disposizione. Ci sono le Alpi, gli Appennini, le sorgenti, dicevo prima, le falde sotterranee. Però ecco, appunto, piano piano l'acqua diminuirà sempre di più. Ora, se quest'acqua che noi abbiamo a disposizione la sprechiamo oppure la inquiniamo, beh, vuol dire che ci facciamo male da soli. Dobbiamo esserne consapevoli. L'ultimo sondaggio fatto fra gli italiani rivela che soltanto 2 su 10 sono consapevoli dell'importanza dell'acqua e di come e quanto quest'acqua va tutelata, perché è un bene di tutti. Però per fortuna, diciamo, ci sono anche dei segnali positivi, cioè c'è un progetto di cui parli di rinaturalizzazione del fiume Po. Ci racconti un po' Sì, di che si se da tratta? una parte il fiume Sacco purtroppo è il fiume più inquinato d'Europa, per fortuna dall'altra parte c'è chi si rende conto che il Po, che è poi il fiume più grande che noi abbiamo in Italia, va tutelato, anche perché sì, è il più grande, ma è anche il più malato, nel senso che ne hanno stravolto il corso naturale, e questo ha creato, per esempio, uno sbilanciamento fra l'acqua salata del mare Adriatico, dove poi il Po sfocia, che entra sempre di più nel Po, nel foce del Po, e quindi inquina da questo punto di vista l'acqua dolce, perché l'acqua salata entra troppo nell'acqua dolce, anziché l'acqua dolce andare al contrario dentro l'acqua salata. Ecco, sono concetti, ripeto, importanti da capire, ma anche perché se no non si capisce perché è importante questo progetto di rinaturalizzazione, come viene chiamato dal WWF, che ha inventato questo progetto e ha convinto il Ministero della Transizione Ecologica a sostenerlo, a finanziarlo. Ecco perché è importante questo progetto di rinaturalizzazione. Significa curare questo grande malato che è poi anche uno dei nostri beni fondamentali. Mi dicevi prima che c'è anche un altro segnale positivo, cioè questo documentario sarà portato anche in Ma Africa. diciamo che la cosa importante è che l'Italia si dà da fare per sensibilizzare, no, questo problema
progetto a cui abbiamo accennato è un esempio, ma un altro esempio è il fatto che l'Italia va a Dakar, dove si terrà tra pochi giorni il Forum Mondiale dell'Acqua, Dakar, la capitale del Senegal, per cercare di ottenere la candidatura ad essere il prossimo organizzatore del prossimo Forum dell'Acqua. E hanno chiesto di poter proiettare il documentario per dimostrare che l'Italia è sensibile a questi temi. È chiaro che fa piacere a noi e fa piacere anche a chi ha creduto in questo progetto. Nella Grande Sete, che è il titolo del documentario, viene trattato anche il fenomeno dei profughi climatici. Questo a partire da situazioni che vengono raccontate nel documentario, come quella in cui versa il lago Chad, che dal 1973 ad oggi ha ridotto la sua dimensione di ben 17 volte. In questo contesto, quindi, internazionale in cui non si riesce a creare davvero cioè, a trovare delle soluzioni, qual è il ruolo delle organizzazioni di volontariato? Ma guarda, il fatto che ci sia stata questa enorme desertificazione del lago Chad, a cui fai accenno, è la conseguenza di quello che dicevamo all'inizio, e cioè della progressiva desertificazione di tutta la regione del Sahel. Il lago Chad è un po' il simbolo di questo Sahel. Una volta era uno dei fiumi, dei laghi più importanti, adesso addirittura 17 volte si è. Ora, che cosa è successo? È successo che tutti quelli che abitavano intorno a questo lago, ma non sono loro, tutti quelli che vivono nei paesi di questa fascia, a un certo punto scappano perché altrimenti muoiono di fame, di sete, non hanno più niente, a cui attaccarsi per continuare a vivere. E li chiamano per questo i profughi climatici. E finiscono col confluire nei campi profughi dove già altri africani sono presenti per altri motivi, cioè per le guerre civili che nei loro paesi purtroppo continuano ad esserci. Quindi le organizzazioni di Le volontariato. organizzazioni di volontariato fanno quello che possono, è chiaro. A me ha colpito questa organizzazione in particolare, ma anche perché è un po' diciamo, un'organizzazione simbolo, no? Perché la considero un'organizzazione simbolo? Perché da 10 anni loro vanno a costruire pozzi nei villaggi di questa fascia subsahariana dell'Africa, nei paesi dove ce n'è più bisogno, nei villaggi dove ce n'è più bisogno, e fra l'altro in paesi a rischio, perché molto spesso in questi paesi, come dicevo prima, c'è anche la guerra civile. Ora, è chiaro che queste organizzazioni fanno quello che possono, però non possono risolvere certo loro il problema, né possono rappresentare un alibi per gli stati a dire vabbè, tanto ci pensate voi, noi stiamo tranquilli. E no, non funziona così. E a proposito di cambiamenti climatici, c'è stata a novembre 2021 la 26ª conferenza mondiale dell'ONU, in cui non si è parlato più di eliminazione del carbone, ma di diminuzione progressiva. Il carbone è il principale responsabile delle emissioni di gas serra. Immagino che la guerra in corso tra Russia e Ucraina stia peggiorando Il le timore è cose. quello, il timore è quello, perché è vero che si sono veramente hanno fatto c'è stato un grande sforzo per raggiungere il consenso da parte di tutti i paesi, ma in particolare dei paesi, diciamo, che poi dettano la linea nel mondo, intendo l'India, la Cina, gli Stati Uniti e l'Europa ma l'Europa nel suo insieme. E quindi essere riusciti a trovare un compromesso e una data, anche se è una data lontana, il 2050, per ridurre questo benedetto inquinamento dell'atmosfera e quindi ridurre il surriscaldamento del clima, cosa succede? Questo vuol dire che si dovrà ridurre la produzione di carbone. Ma se noi con la guerra tagliamo le altre strade, le altre fonti di sussistenza energetica, intendo il gas, il petrolio e tutto quello che è chiaro che bisognerà ricominciare un'altra volta col carbone. Questo è il grande rischio di cui si parla molto poco, ma che è una delle conseguenze potenziali della guerra in corso, dell'invasione anzi diciamo la verità, dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, è una delle conseguenze di questa cosiddetta operazione speciale, come la chiama Putin, che rischiamo di avere nel prossimo futuro.
Ora, avevamo citato, torniamo sull'Agenda 2030, firmata nel 2015 dagli Stati dell'ONU. In quell'occasione sono stati presi in particolare, sono stati presi tanti impegni, ma in particolare sul tema dell'acqua ne sono stati presi quattro, li cito: ridurre in modo sostanzioso il numero di chi soffre carenza d'acqua, aumentare la cooperazione internazionale in programmi legati a questo tema, rafforzare la partecipazione delle comunità locali nella gestione delle risorse idriche, proteggere e risanare gli ecosistemi legati all'acqua. Quindi, su questa cosa ci possiamo È aspettare? chiaro che l'Europa fa quello che può, diciamo l'Unione Europea da una parte, dall'altra l'ONU fa quello che può, lancia questa Agenda 2030 e impegna gli stati. Ci sono stati 197 stati che hanno firmato questa Agenda 2030. È chiaro che il problema riguarda l'impegno degli stati industrializzati, dell'Occidente più ricco nei confronti dei paesi più poveri. Un impegno che tu hai sintetizzato in Questi quattro punti. questi quattro punti. Anche qui l'impegno è stato firmato nel 2015, l'agenda 2030 vuol dire che questi impegni devono essere, insomma, portare a qualche risultato entro il 2030. Il tempo sta passando e per giunta c'è stato un elemento che certo rende chi ci crede provoca preoccupazione. A che cosa mi riferisco? Mi riferisco al fatto che dal 2020 l'acqua è stato considerato un bene finanziario e quindi viene in borsa, cioè Esatto, quotato in borsa. quotato in borsa. Ora non so quanto questo possa aiutare. Speriamo che non condizioni più di tanto. Ovviamente la speranza è l'ultima a morire. Nel 2023 comunque l'ONU ha convocato la seconda conferenza mondiale sul lago, quindi Appunto. speriamo che in quel contesto Ecco. si ridiscuta degli Sì, impegni presi. è proprio questa la speranza, no? Quella di, visto che appunto c'è stata questa inaspettata battuta d'arresto, il fatto che l'ONU rilanci con questo vertice mondiale straordinario sull'acqua, sollecitando gli stati a rispettare gli impegni presi e soprattutto quella che è la data, la deadline stabilita, speriamo che questo aiuti, però ecco, ci vuole anche un sostegno, una pressione che arrivi da parte dell'opinione pubblica, da parte dei media, e da questo punto di vista vi ringrazio di aver dedicato del tempo a questo tema. E allora, quindi il documentario potrà essere visto stasera, giusto? Sì, e poi siccome va in onda alle 23:15, magari chi deve lavorare il giorno dopo e a quell'ora dorme potrà vederlo anche sul Rai Play. Ma soprattutto l'importante è che serva a sollecitare più che l'opinione pubblica, gli stati a fare quello che devono fare, a partire dall'Italia. Bene, allora, il tuo prossimo impegno è ancora un documentario o qual è il tuo prossimo progetto? Ma io ero molto legato ad un giornalista che considero un grande del nostro mondo, Demetrio Volcic, anche perché era in qualche modo il rappresentante del dialogo, no? Lui era considerato un punto di riferimento nel mondo mitteleuropeo. Ora, siccome il dialogo, è secondo me la strada fondamentale per risolvere i problemi, non è certo la guerra, il fatto che lui ci abbia creduto e abbia impostato tutto il suo impegno lavorativo, professionale, umano, etico su questo, mi ha portato a organizzare, perché purtroppo è mancato da qualche tempo, ma se n'è andato troppo in silenzio. Ecco, penso che sia importante ricordarlo e lo faremo. Soprattutto con tutti gli studenti che lo seguivano come docente nell'Università di Gorizia. Ottimo. Allora, grazie mille a Piero Badaloni per essere stato con noi. Grazie a voi per il tempo dedicato a questo tema. Perché Speriamo di riaverti in futuro, magari come ospite per presentare qualche altro lavoro. no? E un caro saluto anche ai nostri ascoltatori.